Per contrastare e prevenire gli incidenti sulla statale della Cisa nello scorso weekend sono proseguiti senza sosta i controlli. I carabinieri della compagnia di Borgo Taro, con l'impiego di pattuglie dipendenti dalla compagnia con competenza sulla provinciale 62 e con il supporto delle auto veloci del nucleo radiomobile, hanno effettuato vari posti di controllo per verificare il rispetto della normativa del codice della strada, soprattutto da parte dei motociclisti che la domenica affollano questa strada. I militari hanno controllato lungo tutto il tratto da Fornovo fino ad arrivare al passo oltre 80 motociclisti. Nell'occasione sono state contestate 10 infrazioni al codice della strada in ordine a sorpassi in curva, velocità pericolose, pneumatici consumati oltre il limite consentito, con conseguente decurtazione di un totale di 15 punti e sanzioni amministrative per 988 euro in totale. I controlli effettuati con l'etilometro invece hanno dato tutti risultato negativo, accertando così che i centauri alla guida non avevano assunto alcolici. L'attività su questa arteria e su tutte quelle maggiormente frequentate da veicoli a due ruote proseguirà con intensificazione dei controlli, sempre con l'intento di garantire la sicurezza di tutti.